Ah, visto che nei giorni passati, no, non siamo riusciti a fare una vera e propria escursione, adesso con l'aiuto di Giuseppe andiamo nella sua azienda agricola e cerchiamo di stabilire anche un contatto con il contadino, perché il contatto con il contadino a noi è servita come traccia per poi elaborare questo testo, perché è il contadino che ci dice questa specie si mangia. Poi bisogna capire perché. Avete visto, io ho un taccuino che sto scrivendo tutti i nomi dialettali e da paese a paese quel nome è diverso. Quindi se uno va in un altro paese e non capisce che specie, se non la vede, poi magari dice pece di Crespino, qui qua si chiama Sivona, ok? Quindi, oppure Cacigno. Per esempio, noi sul Gargano sono 12 paesini sparsi su tutto il Gargano, in ogni paese il Cacigno, per esempio, Soncus Asper, si chiama in 12 modi diversi. Allora, se uno va da un paese all'altro non si sa poi che specie è. Quindi, siccome però stiamo parlando di specie, che non è che dobbiamo solo capire chi sono, dobbiamo anche mangiarle, quindi bisogna stare sempre attenti. Questo è stata la premessa del corso. Quindi oggi a cosa serve questa uscita? Prima di tutto per capire come si studiano queste erbe spontanee. Perché sì, è un lavoro scientifico, però che viene successivamente a quello che si farà questa mattina. Si va dal padre di Giuseppe, che è un contadino, lui conosce bene le erbe spontanee che mangia, e ci dirà nomi dialettali. Quindi in un secondo momento noi però che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare qui con queste specie e dobbiamo classificarle, perché poi se io dico cacigno oppure dico sivone. C'è chi ti può capire e chi non ti può capire, ma se dici Soncus Asper e lo vai a cercare sulla rete, è quello. E non si può sbagliare, perché il binomio scientifico, l'abbiamo detto, è internazionale. È inequivocabile, ma è anche internazionale. Quindi tutti, sia uno che abita in Australia o in America o noi che siamo in Italia, tutti riescono a comprendere quel binomio e associano a quel binomio quella specie, determinata specie. Quindi oggi cosa si farà? Prima di tutto questo colloquio con il contadino e poi la raccolta. La raccolta che non è una raccolta semplice, uno pensa, dice raccolgo la pianta e basta, e poi la classifichiamo. No, non è così, bisogna specificare dove si trova questa pianta, guardare un po' l'ambiente che ha intorno, perché quella pianta, se noi la dovessimo ritrovare, la potremmo ritrovare anche in macchina, viaggiando in macchina, vediamo un ambiente che è simile all'ambiente, associamo l'ambiente a quella specie, ci torna utile perché noi ci fermiamo con la macchina e dice sicuramente, o quasi sicuramente, lì ci può essere quella determinata specie. Quindi questo è un dato essenziale. Oltre a questo, la località di reperimento, perché noi facciamo tutto questo studio, Nello giustamente l'ha chiamato peregrinazioni fitolimurgiche, quindi in una peregrinazione si passano paesi, si passano strade, si passano anche regioni, in questo caso no, però si passano anche regioni, confini, quindi bisogna specificare dove è stata ritrovata questa pianta, per poi capire se c'è anche, se questa specie è diffusa in tutto un territorio, adesso stiamo parlando del territorio di Castellana, però potrebbe essere il territorio del Barese oppure il territorio pugliese, se vogliamo andare oltre, oppure italiano, no? Quindi dobbiamo specificare dove è stata trovata questa specie, anche per capire la sua territorialità. E poi per fare delle relazioni dal punto di vista storico o socio-economico, che Nello ha specificato bene all'interno del suo libro. Infatti la prima parte parla di storia, perché poi c'è un collegamento quasi inevitabile tra queste specie che si mangiano, perché sono specie culinarie, no? Abbiamo detto ieri, Nello diceva che comunque servivano per la sopravvivenza queste specie, cioè nei periodi più critici sono state usate proprio per alimentarsi, perché non si aveva nulla. Cioè, la maggior parte della popolazione pugliese, ecco perché poi ci chiamano mangiatori di erbe, cioè il nostro piatto tipico. Che cos'è? Sono gli strascinati, o come li vogliamo chiamare, le orecchiette con le cime di rapa. Cioè non c'è una carne, non c'è un pesce, eppure abbiamo tanta costa noi, no? C'è un'erba.
Perché l'erba poteva essere raccolta, poteva essere ritrovata un po' dappertutto, bisognava solo avere la conoscenza. La conoscenza che era una conoscenza che si trasmetteva di padre in figlio. È stato bellissimo l'esempio che ha fatto il primo giorno, l'intervento che ha fatto la signora, dice: a me l'ha insegnata, la mia insegnante alle scuole elementari. Questo è bellissimo, cioè, dovrebbe essere così, perché altrimenti questa conoscenza si perde, perché una volta persi i contadini come il padre di Giuseppe, chi si ricorda come si chiamava quella specie? Quella specie poi risulterà una specie, sì, che probabilmente si mangia, invece il nome dialettale dà l'identità di quella specie. Questo nome, se è stato chiamato in questo modo, allora è sicuro che qui si poteva mangiare questa specie, si conosceva e si mangiava, perché purtroppo per altre specie o sono le infestanti a cui assegnano un nome, o le eduli, oppure le tossiche magari, ma le altre specie non è che tanto gli associano un nome dialettale. Un albero è una pianta, quindi deve avere delle caratteristiche, deve essere connotata in un certo modo per essere associata a un nome dialettale. Quindi oggi che cosa faremo? Faremo questa escursione. Noi, io e Nello, vi guardiamo da lontano, nel senso che voi raccogliete con scrupolosità, quindi portatevi un taccuino dove scrivete, si dovrebbe avere almeno un GPS per dire che per stabilire poi le coordinate geografiche dove viene ritrovata questa pianta, in un percorso si potrebbe tracciare per esempio una mappa del percorso che facciamo e le specie dove sono state ritrovate. Quindi ancora più preciso, però oggi dite siamo in località Genna, in un ambiente, che cos'è un ambiente rudoreo? Questi giorni avete avuto modo di capire che cos'è un ambiente ruderale, che cos'è un ambiente agroecosistema, oppure un corridoio ecologico, l'abbiamo visto, no? Quindi cercate di capire in che tipo di ambiente, vi trovate, in cui si trova la specie, no? E di annotare le caratteristiche. La campionatura, sì, ci stavo arrivando. In pratica, dopo aver fatto questo, dopo aver segnato la località e l'ambiente in cui si trova la specie, dovete raccogliere il campione. E come si raccoglie il campione? Non si prende una foglia, un ramo, un rametto, un fiore, no. Si prende la pianta intera, dalla radice fino al fiore o i semi. Se trovate una pianta che ha fiore e semi, ancora meglio, perché in alcuni casi cosa succede? Che non riusciamo a discriminarla fino alla specie, magari ci arriviamo fino al genere oppure fino alla famiglia, ma per classificare la specie bisogna avere tutte le caratteristiche. Vi ho fatto vedere, ieri parlavamo di Brassicace, per esempio, lì si classifica sul seme. Cioè tra Sinapis alba, Sinapis arvensis, oppure anche di un altro genere, Rafanus, Rafanistrum, no? Quelle specie sono, per quanto riguarda magari la forma delle foglie, oppure il fusto, sono magari simili. Però che cosa differisce? Differisce proprio il seme, che magari è bianco e quindi Sinapis alba, è rugoso, oppure presenta delle pinnule, si chiamano, no? Quelle appendici che si trovano sul seme. Quindi hanno delle caratteristiche ben precise che vanno annotate in un secondo momento, mentre quello che ci interessa adesso è proprio la raccolta della pianta, quindi dal fusto fino al fiore, non piante eduli, voi prendete le piante che vi interessano, poi le stabiliamo qua se sono piante eduli, cioè eduli della tradizione, perché può darsi che ci sia una pianta edula che poi non è stata segnalata come della tradizione pugliese, no? Vedete che il nostro taccuino cresce volta per volta. Anche qui abbiamo segnalato diverse specie che prima non erano incluse all'interno di questa flora, oppure le mangiavano, che ne so, le mangiavano a foggia e non sapevamo che le stesse specie venivano mangiate qui, ma soltanto con un nome dialettale diverso. E quindi oggi, in questi giorni, sono serviti anche ad avere una maggiore visione di quello che è il panorama delle specie eduli nella Puglia, perché stiamo pian piano scendendo fino ad arrivare a Taranto, nella zona di Taranto. E quindi ci possiamo incamminare, le specie le raccogliete, le portiamo qui e poi le classifichiamo. Ognuno di voi deve raccogliere due specie. Due
Scegliete voi, sia eduli che non eduli, perché magari non conoscete, magari non è edule, ma la raccogliete lo stesso. Magari cercate di non raccogliere le stesse specie, perché altrimenti poi ci troviamo... diversificati, insomma, scambiatevi anche delle infolie. Io l'ho raccolta già questa, quindi non la raccogliere, raccogliene un'altra, scegliene una. Ce ne sono tante di specie, quindi insomma vi potete sbizzarrire. Adesso durante il percorso, nel margine della strada, sì, ne vedrete tantissime. Nonostante sia giù, perché quest'anno il clima ci ha favorito. Ma no, così succede. Allora, dopo questa esperienza stamattina di un'escursione insieme, è il momento che cominciamo a tirare anche le conclusioni di questa esperienza di corso che si sta rivelando sempre per me interessante. Quindi un'esperienza di corso che non è interessante solo per voi allievi, chiamiamoli così, ma anche e soprattutto per noi nella veste di docenti, chiamiamoci così per intenderci. Qual è la riflessione? La riflessione è questa ultima pillola, ma poi ne faremo altre nel pomeriggio, sarà il momento conclusivo, di fare una riflessione su questa che è l'onomastica, cioè tutto il capitolo che riguarda il nome delle piante. E i primi nomi delle piante sono stati dei nomi dialettali. Che poi che cos'è un nome dialettale? È un nome locale, quindi rispecchia, quindi non, anzi, cominciamo a dargli importanza a questo nome dialettale e cominciamo anche a mettere i puntini sulle i, perché i contadini o le comunità rurali che hanno dato il nome, che poi è diventato per noi dialettale, hanno avuto una capacità di osservazione straordinaria, perché in quel nome dialettale state ben certi, se facciamo una ricerca, un'analisi etimologica, che quelle comunità sono riuscite a cogliere la specificità che la renderà unica e diversa da tutte le altre della flora del territorio locale. Perché voi sapete, le flore possono cambiare, quando dico flora intendo l'insieme delle specie di un territorio, che può essere Casamassima, può essere Vallenzano, può essere Bari, può essere la regione Puglia, quindi dico flora pugliese, oppure posso dire la flora comunale, posso dire una flora che tenga conto di confini amministrativi o politici, no? Dico flora italiana. Quindi c'è questa specificità che può scendere a scala anche di piccolo comune. E quindi che cosa ci insegna questo? Che i contadini erano dei perfetti conoscitori della flora del proprio territorio, che poteva essere pure una contrada, poteva allargarsi a scala di comune, poteva... E perché le flore cambiano, perché cambiano gli ambienti, questo stiamo imparando in questo... Quindi... Non si sbagliavano i contadini, siamo noi che dobbiamo adesso capire come stanno le cose. Quel nome dialettale, state ben certi, c'è una specificità. E allora che cosa può succedere? Può succedere due situazioni, può succedere che ci siano casi di omonimia in questi nomi dialettali. Omonimia significa che io con lo stesso nome, alla fine vado a vedere che quello stesso nome io posso identificare due specie diverse. Non ha sbagliato nessuno. Faccio l'esempio del... Oggi abbiamo imparato questo nome dialettale che è Cristal. Questo nome dialettale io l'abbiamo imparato che esiste a Casamassima, a Mola, qui come si chiama il paese? Castellana. Com'è possibile che tre comuni usano lo stesso nome? È possibilissimo, è possibilissimo. Adesso bisogna fare un'analisi etimologica per capire che cavolo significa cristallo, e qui i letterati, i filosofi che siete tanti in questo
bella esperienza di corso, potete divertirvi. Quindi cominciamo a imparare che se vogliamo conoscere ci vuole metodo. E noi stiamo usando un metodo che è scientifico, dove devo seguire una logica in quello che faccio, ci deve essere una logica. Casa Massima, abbiamo visto che c'è la testimonianza di Leonardo, che questo cristallo ci porta a una specie, Urospermum picroides. Non ce ne frega del nome di te, picroides, va bene? Nome, stesso nome, Casa Massima, andiamo a vedere Urosperm picroides. Mola, da reperti a me consegnati, che abbiamo pure faticato parecchio per arrivare a determinare la specie, ci porta a un'altra specie, Centaurea napifolia. Castellana ci porta a un'altra specie, Crepis setosa. Qui non ha sbagliato nessuno. Noi dobbiamo tenere presente che un nome dialettale è un nome che una comunità locale assegna a quella specie. Non dobbiamo dire, ma quando sbaglia, ma che dici? Abbiamo già litigato prima, no? Questo è il grande errore che commettiamo se non capiamo queste logiche. Qui non ha sbagliato nessuno. Il nome locale per definizione riflette, rispecchia una conoscenza locale, ma che sottolinea uno strettissimo rapporto tra quella comunità e quella flora locale del territorio. Ci siamo? Quindi non litigheremo più, ma che dici? Ma per noi la cristalla è lo sperm, no, per noi la cristalla è la centaurea. Sbagliamo, sbagliamo. Adesso cominciate a capire qual è la logica. E quindi sono tutti nomi rispettabilissimi, perché si può incorrere in questo problema, omonimia. Succede anche in campo scientifico, che con lo stesso nome arriviamo poi a identificare specie diverse. Qual è l'altro problema che si può presentare? È un caso opposto, che vedete io uso definirlo come sinonimia. Sinonimia, che significa con nomi diversi posso intendere la stessa specie. Facciamo l'esempio più classico, più comune, che è la specie che più conosciamo. Cacigno, un nome dialettale, eh? Poi sappiamo Svon, sono due nomi diversi che entrambi ci portano alla stessa specie, che è Soncus asper. Chi sbaglia? Ma che dino, possiamo ancora litigare che quello l'ha chiamato Cacigno? No, che quello si chiama Svon, no, quell'altro, no, quello si chiama Cacigno. Stiamo sbagliando. Perché anche qui può succedere che una comunità locale, nel suo stretto rapporto con il territorio, con questo nome identifica quella specie. Come può succedere, non sbagliano, che un'altra comunità, perché riconosce un altro carattere, un'altra specificità, e l'abbiamo detto ieri che da queste parti voi tendete a chiamarlo Svone, dalle parti del Foggiano, ma succede che li chiamiamo entrambi. Boh, possibile che a Vico del Gargano lo chiamiamo Cacigna, andiamo a Vieste, 20 chilometri, 30 chilometri, diventa Svone. Chi sbaglia? Nessuno. Vieste a 30 chilometri da Vico, quindi boh, io posso capire Barese con Foggiano. Invece nello stesso Foggiano noi usiamo due nomi diversi per identificare la stessa specie. Chiaro? Ripeto,
il nome locale ha il massimo della significatività, ancora più preciso forse dello stesso nome scientifico, perché entrambi hanno cercato di cogliere una significatività in quel nome. Chiaro? Linneo ha trovato che i fusti di questo qui sono cavi, questo significa soncus, asper, perché c'ha questa spinulosità sul margine, e quindi con soncus e con asper sono riuscito a cogliere due caratteri che per noi sono, diventeranno diagnostici, cioè attraverso i quali noi arriveremo, attraverso due caratteri, solo ed esclusivamente a quella specie. Ci siamo a questo punto e andiamo alla pausa pranzo. La domanda che cominceremo, ecco il metodo, questa esperienza di corso ci deve far cambiare nei comportamenti, nel metodo di studio, perché voi siete persone che volete arrivare a una conoscenza e per arrivare a questa conoscenza bisogna seguire un percorso. Ecco il metodo scientifico. Il metodo scientifico ci dà dei percorsi che seguono una logica, seguono pure il buon senso. Questo è il metodo scientifico. Noi vi abbiamo fornito la traccia di un percorso che, se volete seguire, dipenderà dal vostro livello di interesse quanto a livello di dettaglio, perché i dettagli, abbiamo visto, sono tantissimi, arrivate. Allora la domanda non può essere più: che pianta è? Che significa? Che ci aspettiamo da questa risposta? Che pianta è? Che risposta vogliamo? A che serve? Chi è? Cioè, allora sbagliamo ancora, perché cerchiamo ancora un'utilità in elementi della natura. Allora, e questa è una logica sbagliata, che quando qualcosa serve, allora ha valore. Questo è l'approccio sbagliato con la natura che abbiamo avuto. Quando una cosa serve, ha valore; quando non serve, la mosca ci dà fastidio. Che serve? Quante volte l'abbiamo detto? Questi sono gli errori di fondo che hanno causato questo cattivo rapporto nella storia dell'uomo con la natura. Chiaro? Tra le tante cause. La domanda adesso è: che specie è? Allora, quando io mi fai questa domanda, io ti rispondo: è soncus, asper. Dice: ma che mi hai detto? Ti ho dato la coordinata fondamentale da cui puoi partire per capire adesso chi è, che significa, dove cresce, perché cresce, non a che serve. Se vogliamo la conoscenza, io ti ho dato con soncus asper la coordinata fondamentale per cui tu puoi, da cui tu puoi partire per conoscere quella specie. E potrai capire dove cresce e perché cresce, quanto è diffusa, dove e perché è diffusa. Sono alcune delle tante domande che voi vi farete una volta che avete la prima informazione di base. Buon pranzo. Allora, oggi abbiamo visto un po', abbiamo fatto una passeggiata, e quindi oltre a vedere un po' teoricamente come la botanica cerca di classificare queste piante, ha cercato e sta cercando di classificarle, perché la ricerca continua, cioè le piante, l'abbiamo detto ieri, le ipotizzate sono più di 10 milioni di specie, noi ne abbiamo ancora un paio di milioni di specie, quindi c'è ancora da lavorare, la ricerca sta andando avanti per cercare di classificare e di individuare queste specie prima che vengano estinte, no? Per salvaguardare anche il patrimonio genetico, perché ogni individuo, ogni organismo vivente, alla fine che cos'è? È un serbatoio di geni. Questo serbatoio di geni potrebbe essere speso per qualunque ambito di ricerca, no? Però oggi abbiamo fatto questa passeggiata giusto per capire come classificarle queste piante. E abbiamo
avuto un contatto con un contadino, perché la nostra classificazione tiene conto delle erbe spontanee, nel senso delle erbe eduli, quelle che sono commestibili, che si mangiano nella tradizione pugliese. E quindi abbiamo avuto questo contatto con il contadino, che ci ha aiutato con il suo nome dialettale a individuare queste specie, individuarle, poi classificarle è un altro paio di maniche, insomma. Bisogna avere una certa dimestichezza, bisogna essere esperti nel settore, bisogna avere anche una guida scritta, no? Ci sono gli indici analitici di cui parlavo stamattina, chiavi dicotomiche che ci permettono di arrivare alla famiglia, al genere, alla specie. Quindi partendo proprio dalla classe, che è la categoria superiore di questa classificazione che Linneo ha ideato per ordinare tutti gli organismi viventi, non solo le piante. E quindi cosa si usa per avere questi campioni e conservarli nel tempo? Per avere anche un riferimento fisico, cioè una pianta, per mantenerla a lungo bisogna disidratarla, bisogna essiccarla, no? E si chiamano proprio così gli erbari, quelli più affidabili, più possibilmente affidabili, si chiamano proprio essiccate, no? Perché sono piante che noi abbiamo essiccato, abbiamo raccolto in un primo momento, abbiamo classificato in un secondo momento e in un terzo momento essiccato. Però di erbari ne esistono di ogni tipo. Adesso ormai c'è l'erbario digitale, che non è proprio affidabile come una pianta essiccata, perché la pianta essiccata ci dà la dimensione massima tridimensionale, no? Di quello che noi stiamo cercando, mentre quella digitale è una foto, quindi non ci fa capire qual è il carattere più importante che bisogna poi mettere a fuoco e cercare di capire se è quel carattere che discrimina la specie che noi stiamo cercando. Quindi essiccata, digitali sono quelle più recenti, ma prima ancora dell'essiccata c'è un'altra tipologia di erbario, che è quella grafica manuale, no? Sono disegni, rappresentazioni grafiche di queste piante che mettono in mostra i caratteri, quelli discriminanti per quella specie, per quella determinata specie. E questi si usavano, diciamo, prima del 500, poi intorno al 500 i primi erbari, che sono italiani a livello internazionale, diciamo che un filone orientato su Luca Ghini, che è stato uno studioso del 500, che ha ideato questo primo erbario, mentre il nostro riferimento è Tenore, che diciamo tra il 700 e l'800 ha classificato le specie del regno delle due Sicilie con i Borboni, no? Quindi ha ricevuto questo incarico di spingersi nelle diverse località del regno delle due Sicilie, quindi a sud dell'Italia, e ha classificato tutte le specie che incontrava. E adesso noi cosa possiamo fare? Intanto, per ideare un erbario bisogna scegliere in partenza un tema. Prima il professor Biscotti faceva riferimento alla flora, no? Può essere la flora comunale, la flora provinciale, regionale, diverse scale di flora. Dobbiamo scegliere proprio il tema, oppure l'habitat. Ok, possiamo scegliere un habitat, che ne so, o un ecosistema di cui vogliamo indagare le specie vegetali, e quindi vogliamo formulare questo erbario. E quindi come si costruisce questo erbario? Intanto quello che deve risaltare è il nome scientifico. Quindi la prima cosa da fare, nome. Nome scientifico, quindi siamo già nella fase di erbario, quindi abbiamo già raccolto, abbiamo già classificato, abbiamo già essiccato. Ecco, la fase per essiccare queste piante, come si fa a fargli perdere l'acqua? Perché disidratare significa fargli perdere la componente idrica, no? A queste piante. Si utilizzano i fogli di giornale, che sono due tipi di fogli, no? C'è il foglio camicia, vedete, il foglio di giornale è inserito all'interno la pianta, e poi ci sono i fogli cuscino, vengono detti, che vengono messi più strati
intervallati poi da un altro, da un'altra camicia, un'altra pianta, cuscini, camicia, pianta, quindi fino ad arrivare alla nostra pila di piante che vogliamo essiccare. A questo punto, una volta fatto questo, bisogna pressarle, quindi c'è bisogno di una pressa. In pratica, uno strumento facilissimo anche da realizzare a casa. Due pezzi di due tavole, una su, una in basso, una al di sopra della nostra pila di piante, e qui due perni che noi avvitiamo e facciamo in modo che questa pressa dia quella pressione tale da far uscire dalla pianta la parte idrica. Ma non è che si lascia così, eh? Cioè, ogni giorno, almeno per i primi 3 o 4 giorni, bisogna cambiare che cosa? Questi cuscini. Bisogna toglierli, cambiarli e rimettere non la camicia, perché altrimenti disordiniamo la pianta. La pianta deve essere ordinata all'interno, perché poi una volta essiccata rimane così, eh? Quindi se facciamo, insomma, un pasticcio, poi alla fine ce ne accorgiamo alla fine che abbiamo fatto veramente qualcosa di orribile, invece la ordiniamo all'inizio e la lasciamo così. Quindi queste camicie devono essere sempre posizionate così come le avevamo messe in partenza. Quelle i cuscini. I cuscini li cambiamo perché esce dell'acqua e quindi si bagnano, quindi per evitare la formazione di muffe noi dobbiamo togliere. Quindi per i primi 3 giorni, tutti i giorni, 3-4 giorni, tutti i giorni. Poi dipende dalla pianta anche, perché se è una geofita al di sotto ha un bulbo, no? Questo bulbo noi lo dobbiamo, quando sono parti importanti della pianta, quindi più spesse, lo dobbiamo sezionare. Dobbiamo dare una sezione trasversale di questo bulbo. E quindi così l'essiccazione avviene più velocemente. Questo fino a quando la pianta non è completamente secca, non ha perso tutta la componente idrica. La pianta abbiamo detto come prenderla, no? Dalle radici fino al fiore e se c'è bisogno, in alcune specie c'è bisogno anche del seme. Quindi se riuscite anche a prendere il seme, non è che lo lasciate nella camicia così, no? Il seme lo mettete in un sacchetto di carta che poi verrà applicato al cartoncino. Il cartoncino che conterrà la specie. Vediamo com'è fatto questo cartoncino, no? Un semplice cartoncino dove noi poi appendiamo la nostra pianta, no? Immaginiamo che la pianta sia questa. Qui ci sono le radici. Noi cosa facciamo? Servono striscette di carta sottili e poi degli spilli. Quindi si appunta la pianta, la striscetta di carta, lo spillo che passa dall'altra parte, la cuciamo in pratica sul nostro cartoncino. Applichiamo questi spilli in modo tale che non abbia spostamenti durante poi il corso degli anni. E poi applichiamo la cosa più importante, è la targhetta, che adesso vedremo da cosa è composta questa targhetta. Allora, abbiamo essiccato la pianta, l'abbiamo raccolta, l'abbiamo classificata, l'abbiamo essiccata. Una volta essiccata, abbiamo visto tutti i procedimenti di essiccazione, abbiamo una pianta secca, dobbiamo metterla su un cartoncino, ok, per conservarla. Questa ci stavo arrivando, questa poi si chiama tavola del, ma se andate sulla rete ne trovate quante ne volete di queste tavole. Così vedete anche com'è fatta proprio, vi accorgete proprio di com'è fatta questa tavola. E in pratica, vi dicevo, se avete dei semi, non è che li essiccate i semi li mettete all'interno di un sacchetto e poi lo applicate, come abbiamo fatto qui con gli spilli, lo applicate da una parte, che non sia la parte dove è stata posizionata la pianta. Quindi qui ci mettete i vostri semi. Perché questo serve, l'erbario a cosa serve? A confrontare le specie che poi raccoglierete successivamente. Perché io raccolgo una pianta, non mi ricordo il nome, vado sull'erbario, verifico, confronto, che devo confrontare i semi, vado a prendere i semi e confronto i semi, i fiori, confronto i fiori. Questo è veramente qualcosa di eccezionale, un'idea eccezionale perché vi permette di discriminare appieno una pianta senza utilizzare ogni volta l'indice analitico d'erbario. Allora, per essiccare, camicia,
all'interno delle camicie le piante, tra una camicia e l'altra cuscini, cioè sempre fogli di carta che non contengono piante all'interno. Le camicie vanno, i cuscini vengono cambiati più volte per evitare la formazione di muffe. Adesso andiamo a capire che cosa scrivere nella parte più importante, nella targa, no, della nostra tavola di erbario. In questa targa quello che deve saltare è questo, il nome scientifico. Nome scientifico, quindi binomio linneano, binomio, due nomi in latino rigorosamente, l'avevo spiegato già nella prima lezione, comunque lo ripeto, due nomi, facciamo un esempio. Papaver. Papaver reas, che è il nostro papavero, no, che abbiamo incontrato anche qui nel giardino. Questo è il nome della specie. Il nome della specie è composto da due epiteti, un epiteto generico che ricalca il genere di questa specie e un epiteto specifico. Seguito a questo c'è il nome di chi l'ha scoperta. L puntato, e ce ne sono moltissime, la maggior parte delle piante sono state discriminate per la prima volta da questo signore Linneo, che poi ha ideato anche il binomio scientifico. Quindi scritto in latino, la prima parte, quindi il primo epiteto va scritto con la lettera maiuscola, la seconda con la lettera minuscola. Dopo aver scritto il nome scientifico, diamo riferimenti sulla famiglia. Famiglia. Papaverace. Dopo aver scritto anche la famiglia, la località, che vi ho detto è importantissima, siamo in Contrada Genna, no? E quindi scrivete Contrada Ci siamo? Quindi, nome scientifico che deve risaltare, famiglia, località, e alla fine ci potete scrivere anche delle note, delle noticine, cioè l'ambiente in cui l'avete trovato, lo stato di diffusione, se era abbastanza raro oppure abbastanza diffusa, più comune o meno comune. Questo potete annotarlo nelle note. Altrimenti si finisce col scrivere legit. Chi ha trovato quel campione? Determinavit. Chi ha determinato il campione? Quindi se voi l'avete trovato e io l'ho classificato, ci sarà il nome vostro su legit, il nome mio su determinavit. Se io ho trovato e classificato quella specie, legit et determinavit Gennaro Del Viscio. Ok? Avete compreso come funziona il tutto? Adesso ce l'ho nella borsa. Adesso è il lavoro di tutti quanti voi, una volta spiegato questo erbario, è quello di farcelo noi un erbario, no? Oggi abbiamo fatto l'escursione, abbiamo detto anticipatamente che dovevate raccogliere due specie a persona, sceglievate voi tra la flora che incontravate strada facendo, l'avete fatto, visto che ognuno di voi ha due campioni. E quindi cosa fate? Venite qua, ci raccontate dove l'avete trovata, in che luogo era, e poi aiutandovi con questa lista alfabetica di specie cercate di scrivere un nome. Se non lo conoscete il nome lasciate in bianco, ok? Ma in legit, riproponete lo stesso schema, no? In legit scrivete il vostro nome. In un secondo momento vi mettete qui su questo tavolo, no? Per determinare. In un secondo momento li portate dall'altra parte, lì c'è il tavolo espositivo, mettete la vostra specie con a fianco il cartoncino. In un terzo momento ci saremo io e Nello che andremo a verificare se le specie sono state scritte esattamente oppure c'è bisogno di rettificarle. Okay? Quel tavolo espositivo è importantissimo per voi, quindi vi consiglio poi di fare delle foto per ogni specie, perché vi permette, questo è l'erbario poi digitale che vi avevo spiegato prima, no? Per ogni foto voi dovete fare entrare all'interno della foto che cosa? La pianta e la targhetta con la sua specie. Ci siamo? Così
L'erbario vi potrà servire, che ne so, io voglio, voi avete seguito questo corso per conoscere le erbe spontanee, le erbe edule, quindi potete costruirvi adesso un erbario per conto vostro, la flora spontanea edule di Castellana, e quindi vi costruite questo erbario così ogni volta non dovete andare sulla chiave analitica per discriminare quella specie. Ci siamo? Ok. L'obiettivo di ricerca è che È ognuno quello. di voi del proprio paese, l'obiettivo è potrebbe realizzarsi l'erbario della flora edule in casa massima. Questo è metodo di conversano, non lo so, ognuno di voi è legato a, quindi abbiamo finalizzato, tematizzato, perché un erbario alla fine è una collezione, va bene? È come una collezione di francobolli, gli do un tema, gli do. Allora, quindi se si interessa è la flora edule, potremmo lavorare ognuno di noi a realizzare l'erbario della flora edule del proprio paese, un bel nobile obiettivo, e stiamo diventando scientifici. Chiaro? Adesso Poi dopo l'erbario, volevo dire, così almeno ci prepariamo anche per dopo l'esposizione dell'erbario, una volta che abbiamo determinato e esaminato tutti i vostri campioni, ci approntiamo alle conclusioni, no? Quindi le conclusioni verranno fatte da noi, ma soprattutto anche da voi, perché vogliamo sapere, insomma, che cosa vi è rimasto del corso. Insomma, dovete cercare di organizzare un discorso e dirci le vostre conclusioni e poi faremo anche le nostre alla fine. Ci siamo, questo per Dimmi, dimmi, organizzare, mi spieghi diciamo, cosa tutto. troverò qua, che cosa posso trovare. Il terzo nome, Il secondo. il terzo termine del binomio, perché poi dobbiamo riportare, non basta scrivere papaver res, ma bisogna precisare anche R, se no il nome non è corretto, perché è importante l'autore che l'ha Quindi non è possibile ricordarsi la specie eppure l'autore determinato. No, di. siccome io Allora, rimango l'unico che esisto, cioè ricorda, non è, perché non nella è. lista in ordine alfabetico, papaver res. Adesso c'è un momento di lavoro vostro, di voi che, anzi, scelto le sue piante, proviate a determinarla. Siamo qui. Cioè, noi qua alla fine siamo i revisori. Va bene? Quindi lo mettiamo qua uno per uno. Cioè, c'è un ordine, c'è una lista di. Questo ha un Diciamo fine, cioè l'erba non che c'è pensiate sia dentro. una cosa così, ha un fine perché ricordarsi di una pianta, cioè se voi venite qui e noi vi diciamo che pianta è, voi non la ricorderete mai, mentre Così invece la sbagliando. state imparando voi, prego. Quindi ti farai la Nome tua scheda, nome scientifico, e cognome. località, legit, eccetera, eccetera. Poi giro io questi. Adesso c'è un momento uno per uno. Tutte e due le Tutte e due piante, sì. le specie che avete Quindi raccolto. No, Generale. no, no, Nello, giustamente dicono, loro hanno due piante. Però hanno un cartellino soltanto, quindi. Ah, cioè sono due le piante. No, 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 devono essere, ci sono due a testa, dai. Allora, siamo pronti? Adesso c'è il momento di lavorare ognuno per conto proprio. Abbiamo tutto questo, ci impegneranno più di 10 minuti, a testa. Non lo sai niente, non scrivi niente, però intanto ti fai la struttura del cartellino. Quindi aspettate uno alla volta, finite qui. Quindi ognuno di voi si fa la struttura del cartellino e porta le piante lì nel...